Scusatemi, devo chiedere una cosa a Brosio, a proposito dell'obbligo vaccinale, mi è venuto in mente, perché Brosio sembra un ragazzino, ma sono andata a compulsare adesso Google, e insomma i 50 anni li hai passati, caro Paolo, tu quindi sei soggetto all'obbligo vaccinale, cioè il fatto che tu sia guarito, credo che valga alcuni mesi. Che è successo? Visto che c'è la virologa, no? In studio, la professoressa che ci ascolta. Epidemiologa. Epidemiologa. Allora, benissimo. È un siero genico, un farmaco sperimentale, la cui sperimentazione finisce nel 2023. È stata data l'autorizzazione in via transitoria e temporanea per l'emergenza sanitaria. Ma non è vero. Dunque, visto che non c'è un obbligo di legge, allora uno sceglie se farlo o meno. È una scelta della persona. L'obbligo di legge c'è da 50 anni in su. Scusami, abbiamo vaccinato il 90% degli italiani. Ma cosa volete fare? Rincorrere la gente? Faccio rispondere a Paola Salmaso, però, su questa cosa da sperimentare, perché dato che io non so più come dirlo. Siamo un paese democratico, non siamo ancora una dittatura. Professoressa Salmaso, tutte le discussioni saltano il Parlamento. Vengono fatti DPCM, decreti legge. Non c'è più una discussione democratica, ma per favore, professoressa, ma il problema è del vaccino che non funziona, non dei non vaccinati. I vaccini, non è così. I vaccinati infettano. Deve rispondere la Salmaso, per cortesia.